Ciao a tutti ragazzi, volevo solo chiedere le battaglie effetti gaming. In questo video sarà il primo di shoppare della skin qua di fronte Snowstrike. Skin che mi piacciono davvero un sacco, l'ho comprata poco più di un mese fa. Uno stile backpack lama di neve che davvero si abbina un sacco. E ci tengo a dire che questo è il 50° prima di shoppare. Quindi davvero raga, se volete andate sulla playlist del canale e ve li potete trovare tutti. E sono davvero, cioè, nel senso, se siete indecisi tra prendervi un qualcosa, io in questa serie vi faccio vedere com'è quel qualcosa in game e come l'abbino, cioè le combo sia con la skin che con il backpack. Quindi direi di non perdere altro tempo e andare a vedere Snowstrike in game. Eccoci in game con Snowstrike. E davvero sta mappa non si dice molto perché è stile un po' tropicale. Quindi questa skin è molto pesante. Ora, ci tengo a dire che questa è una skin fortemente invernale. Quindi questa skin spacca già da dicembre fino a febbraio circa, la potete utilizzare cioè, quando vi pare, però secondo me quelli sono i periodi più azzeccati, perché questa skin, poi io adoro il bianco, mi piace un sacco il blu, questi degli abbinamenti davvero spaccano. La maschera devo dire che è carina, e l'unica cosa che non adoro sono queste spalline, solo che comunque servono perché poi fanno, ci sono... Danno, a parte che danno dettagli, però ci sono sulle spalle questi riflettori bellissimi e davvero fighi. Vediamo come la skin in mira. Non è una skin tryhardosa, però a me piace davvero un sacco. Ricordo che quando era uscita l'hanno comprata un sacco di gente. Pure il soprattutto il maschio, questa cosa l'ho capita. Ha il costume che sembra un po' sporco, ma in verità è tipo stile mimetica invernale. Carino, carino. Prossimo anno mi prendo per il piccone e il deltaplano. Quindi... Questa era Snowstrike in game, pure il backpack, lama di neve mi sembra, che davvero trovo molto carino perché è una spada piccola, un'arma piccola, però in questo stile antico e poi con questa roba che penzola ed è davvero molto carino questa specie di fazzoletto. Quindi era un'altra di non perdere altro tempo e andare a vedere le migliori combo con Snowstrike e lama di neve. Migliori combo, ci ho messo davvero un botto perché ce ne sono davvero tante. Iniziamo da quelle con Snowstrike. Allora, frappe d'asporto, ci sta. Poi, traslazione, stemma astrale. Mi ricordava quelle specie di forme che ha. Alla spezzata, spacca. Quelli già, sempre lame sono. Boh, non si abbinano troppo, diciamo. Escalibur, ci sta. Sì, il bianco lo riprende, poi raggiunge questi colori stravaganti. Un po' di blu lo prende, però su sfumature un po' più chiare. Però se vogliamo vedere tipo quello delle luci, ci sta molto. Dipende se volete aggiungere il colore. Portale infestato ci sta. Wuzzi, sì. Compagno d'avventura. Zaino avventura spacca. Poi con la Switch che ho qua di fronte. Non so se si sente. Guglie del castello spacca. Davvero ci sta un botto. Neopresia. Lama di neve il suo. Kyo. A parte quel rosso. Però comunque da vivacità spacca. Gioco perché ha questo ciano che non si trova molto spesso, diciamo, quindi ve l'ho voluto mettere. Gambe lunghe corrotte. Doppia cama ci sta. Doppio cama, sì, doppio cama. Borsello estremo, not bad. Mantello di Thor ci sta molto bene, devo dire. Backboard ci sta bene sia così, sia ipoteticamente così, che così. Che se proprio ce lo vogliono mettere così. Ma io ve lo consiglio principalmente così se voi volete fare del combo. Baffo zaino, sì. Cono gelato. Il cristallo di neve, le ali perfette, la punizione. Aquile di ghiaccio, sì. Sì. Spacca. La roba che accetta soprattutto lo scudo. Davvero ci stanno un sacco. Con lama di neve iniziamo da Pastel che riprende un pochino i pantaloni, quindi l'ho voluta mettere. Brigantine Brando, magari un po' più scuro, però prendeva la lucina, diciamo. Quindi questo dettaglio mi piace molto. Squadra brigina spacca, ci abbina praticamente quasi tutto. Maxi riprende un po' il culo glitterato. Maestra di Machi, sì. La consiglio nel primo per una questione di colori, però non proprio una ninja, però. Cioè, ci sta. Fendionde, skin che odio per qualche motivo, però questa combo è davvero bella. Neoversa, Neoversa. Sì, ci sta. Scratch Ball, not bad, perché è un ninja, per questo l'ho voluto mettere. Vediamo come ci sta con il primo. Quasi ci sta meglio, però questo è bianco, quindi boh. Non ci sta da Dio, devo dire. Esce comunque rotto, stesso motivo, è un ninja, quindi volevo un po' vedere. Snowstrike ci sta. Con la stessa ciclinica, lo stile della Francia. Anche in quello dell'Uruguay, che chi lo conosce me lo dica. E...
riprendere la lucina all'argentino. Credo che il migliore sia l'Uruguay. Solo perché il nome. Diva Diamantina spacca. Condor sempre per il fatto del ninja, però può piacere o non piacere. Kit riprendere i colori un po' del motorino. Jules ha che pantaloni. Ho voluto davvero includere un sacco di roba perché è una lama, cioè spacca. Sono corrotta, si sembra davvero una ninja. Grind, sì, argenteo. Cobalto davvero spacca un sacco. Riprende queste specie. È un po' troppo scuro, cioè troppo chiaro cobalto. Ci può stare, ninja. Sono anche gusti. Aspettate che ve lo faccio vedere nell'ultimo, che magari. Credo che questa sia la migliore oggettivamente, però io lo preferisco. Così. Ci sta su Mistica. Una spada in più. Una lama in più. Thor. Not bad. Tony Stark, sì. Arachno corrotto, sì. Clutch. Ci sta. Pesce secco congelato, sì. Anche l'operazione zabaglione congelata. Anche il cactus. Non mi ricordo come si chiama, Dilanator mi sembra, sì, Dilanator, Dilaniator, Dilaniator. Cartucciara su cosa spacca? Perché stai in una direzione alla cosa dei proiettili e questa all'altra, però un po' riprendi i colori di sta lucina, della slurp, lucine. E quindi non lo so, mi piaceva un sacco, la regione ghiacci, sì, come il suo backpack, se li invertono, raramente ci sono, addio, quando delle skin si invertono in backpack. La glow molto molto bella. Cavaliere rosso congelato spacca un sacco. Corvo congelato ci sta un sacco. Nerdellamore congelato davvero wow. Bite anche. 50 prima di shoppare, wow. È passato quasi un anno dal primo. E infatti probabilmente farò un episodio da virgolette speciale quando sarà l'anniversario di un anno. E davvero ne abbiamo fatti un sacco. E davvero, è stata una serie che mi ha fatto molto crescere il mio canale, per quanto non sia un canale grande. Comunque, anche questo prima di shoppare è giunto al termine. Ragazzi, lasciate un bel like. E domani uscirà il video combo con questa skin. Quindi state tutti pronti. Io non ho nient'altro da dirvi. E dal vostro blogger, out! Vado a editare.